Dalla schermata principale di Outlook 2007 vai sul menu Strumenti, Impostazioni Account e clicca sul pulsante Nuovo. Seleziona l'opzione Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi. Vai Avanti per procedere. Scegli l'opzione Posta elettronica Internet e premi nuovamente su Avanti. Dalla schermata Impostazioni posta elettronica Internet inserisci i dati richiesti. Nel campo Nome digita il nome con cui verrà identificato l'account di posta. Su Indirizzo di posta elettronica indica l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Dal menu Tipo account seleziona la voce POP. Su Server posta in arrivo imposta l'indirizzo pop3s.pec.aruba.it. Su Server posta in uscita imposta l'indirizzo smtps.pec.aruba.it. Su Nome utente accertati di inserire per esteso l'indirizzo della casella che vuoi configurare. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, immettila nel campo Password. Mantieni attiva l'opzione Memorizza password. Assicurati che la spunta su Richiedi accesso con autenticazione password di protezione non sia abilitata. Poi vai su Altre impostazioni per continuare la configurazione. Dalla finestra Server della posta in uscita, attiva l'opzione Il server della posta in uscita SMTP richiede l'autenticazione e utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo. Nella finestra Impostazioni avanzate per l'uso del server POP, abilita l'opzione Il server richiede una connessione crittografata. Assicurati di impostare la porta 995. Abilita la voce di menu SSL in corrispondenza di utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente. Per l'uso del server SMTP, imposta la porta 465. Vai su Avanti e poi Fine. Chiudi la schermata dal pulsante Chiudi. Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, esegui un test di controllo inviando un messaggio all'indirizzo di posta certificata al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi.